chiamo Mauro Carlo Francesco, questa azienda è stata fondata nel 91. Facciamo sia la cipolla rossa europea, tutta la filiera, dalla produzione, dal seme al prodotto finito e commercializzato. Si inizia a seminare dei primi d'agosto, a semina d'Arezzo, poi in Veneto. Il trapianto inizia dai primi d'ottobre fino alla fine di marzo. Si comincia a fare lo stologno dal 15 di novembre fino a fine febbraio e dai primi di aprile fino a fine, quasi fino a fine giugno, il cipollone. La cipolla da serbo si comincia da metà aprile, primi di maggio, fino a un massimo di primi d'ottobre. Diciamo che cipolla di Tropea, però in realtà la coltivazione avviene più che altro anche a Adriatico, o forse maggiormente a Adriatico. Allora, diciamo che i Fenici ai tempi che furono hanno portato il seme qua a Adriatico e Zambrone. La vera cipolla rossa Tropea parte da Zambrone e Adriatico e parte via. Poi si è estesa in tutta la costa degli Dei e poi forzatamente hanno voluto allargare la produzione da Mezzia e Campora San Giovanni. In effetti poi parte da Campora San Giovanni fino a Tropea o fino a Nicotera. Cipolla si può chiamare la cipolla rossa di Tropea. Esatto. Diciamo che la vera rossa Tropea dovrebbe partire da Nicotera fino a Pizzo. Poi tutte le altre, Montecoro, la Mezzia Terme, Campora San Giovanni, è stata una forzatura sia a livello politico che a livello imprenditoriale per allargare la produzione. Il lavoro è di un servizio di 4-5 anni fa. Non la vedi proprio che è la serata non ho un spettacolo di loro ma non ho più scappato. Secondo me è il periodo più bello per la città.